quel pasticciaccio brutto delle Atari. Cittadini sul piede di guerra all'Aquila per il possibile aumento delle tasse in città, ma il decreto enti locali, quello per capire con il quale sono stati trasferiti 16 milioni di euro dal governo al comune a compensazione delle maggiori spese e delle minori entrate post-sisma, sarebbe sbagliato, come dice anche l'assessore comunale al bilancio Giovanni Cocciante. C'è stato uno sbaglio del governo, ecco, all'articolo 3 del decreto sugli enti locali, laddove parla a proposito della TARI del 2015, anno precedente. No, noi l'abbiamo chiesto a fronte delle minori entrate e maggiori spese, ma del 2016, dell'esercizio 2016, non c'entra né il 2015 né gli anni precedenti. Secondo il testo del decreto pubblicato qualche giorno fa sulla Gazzetta Ufficiale, i fondi al ristoro delle mancate entrate per la tassa sui rifiuti non potranno essere iscritti al bilancio 2016. All'articolo 3 si dice chiaramente che il contributo è destinato al ristoro per le entrate tributarie delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani afferenti agli esercizi precedenti al 2016. Il termine precedenti è fondamentale in questo caso, perché così come è scritto non sarà possibile attualmente coprire con i soldi del governo la spesa per il contratto di servizio con l'ASM. 14,5 milioni di euro, 3 milioni di euro sarebbero dovuti provenire dal governo attraverso questo decreto. Lo sbaglio nel testo dell'articolo 3 porterebbe necessariamente a un aumento della TARI, che è già alzata del 20%, che verrebbe così aumentata del 50%, un salasso per le famiglie ma soprattutto per gli esercizi commerciali aquilani, e l'alternativa sarebbe la rimodulazione drastica del contratto di servizio tra Comune SM, con un taglio netto però a servizi e possibili collassi nella raccolta dei rifiuti negli ultimi mesi. Il discorso, lo ha detto anche il sindaco Cialente, è che entro il 31 luglio va approvato assolutamente l'assestamento di bilancio. E mentre la senatrice Pezzopane annuncia che in Senato si sta già lavorando per riparare l'errore tecnico, l'assessore Cocciante parla di magari un decreto ad hoc per l'Aquila, se non ci saranno i tempi tecnici per fare altro. E allora, per forza di cose, siccome il possibile aumento deve avvenire per legge massimo entro il 31 luglio, è chiaro che una decisione va presa. Io spero ardentemente di scongiurare questo aumento, ulteriore aumento della TARI, e facendo correggere il decreto, oppure speriamo di far fare un decreto ad hoc per l'Aquila. Ecco, non ci sono i tempi per la conversione in legge del decreto enti locali prima della fine di luglio.